Grazie, vi ringrazio per l'invito, perché diciamo quando ho sentito parlare di innovazione, scienza legata ovviamente alla salute, in un primissimo momento ovviamente mi sono stupita poi di trovare al tavolo un'azienda che chiaramente produce, o almeno ha prodotto fino ad oggi, tutt'altro che salute. Poi, visitando anche lo stabilimento della Philip Morris, vi ringrazio per la visita che mi avete fatto, sono rimasta positivamente stupita dal fatto che appunto, consci del proprio passato, si cerca di proseguire in futuro per quantomeno appunto ridurre il danno. Il Movimento 5 Stelle, sia a livello regionale, sia io che i miei colleghi consiglieri regionali in Emilia Romagna, ma anche nelle altre regioni, hanno sempre improntato la propria attività sull'incentivo alla prevenzione, ovviamente alle politiche che possano portare una migliore sanità, ma in primis una migliore salute del cittadino, tant'è che sia in Lazio che in Campania sono stati anche approvati dei progetti di legge presentati dal Movimento 5 Stelle che comunque hanno delle iniziative che riguardano la lotta al tabagismo. In uno dei due si parla anche per la prima volta di riduzione del danno, cosa molto importante. Non mi sto a ripetere perché lo hanno già fatto in maniera ovviamente eccellente chi mi ha preceduto, però il concetto di riduzione del danno ad oggi è importante. Noi in Emilia Romagna l'abbiamo proposto in tempi non sospetti già un paio d'anni fa riguardo tutt'altro argomento, cioè quello del consumo e abuso di droghe e di alcol collegate anche all'industria del divertimento. Io vengo da Rimini, quindi insomma ne so qualcosa. E sempre il concetto di riduzione del danno è a maggior ragione importante per quanto riguarda la lotta al tabagismo. Lo Stato e le istituzioni come possono intervenire? Con l'informazione, con l'assistenza al cittadino, ma anche con leve fiscali. Nel contratto di governo è presente questa correzione. Ad oggi io sinceramente, francamente, non ho dati certi per poter dare informazioni numeriche su quanto, come verrà ridotto, eliminata o modificata la tassazione. Certo, può essere un incentivo, perché naturalmente se la tassazione, se la leva fiscale viene usata per indurre il cittadino verso i prodotti innovativi, sicuramente questo può aiutare anche alla riduzione del danno. Bene, volevo chiedere sia un parere individuale, tra l'altro nei colloqui che abbiamo avuto anche in preparazione di questo convegno, insomma abbiamo ragionato a lungo su tematiche, su come anche possiamo vivere personalmente determinate situazioni, sia quindi una valutazione personale, sia una valutazione da membro rilevante, comunque consigliere regionale, su quali azioni un'istituzione come la Regione e la Commissione dottoressa Sento presiede o vicepresiede può intraprendere per aumentare il livello di informazione che già i nostri due interlocutori ci hanno in larga parte tratteggiato. Sì, io confesso che mi ritrovo molto nelle parole dette dalla professoressa per quanto riguarda gli ambiti di applicazione dell'informazione. È ovvio che un'istituzione come quella regionale, che comunque ha ampio margine di manovra per quanto riguarda gli aspetti della gestione del servizio sanitario, quindi anche dell'informazione al cittadino, deve cercare di potenziare il più possibile quelli che sono gli strumenti a propria disposizione. Aggiungo, oltre agli operatori sanitari, ad esempio gli stessi medici di base, le farmacie, dove il cittadino comunque entrando e anche solamente magari vedendo un cartellone informativo magari può rivolgersi al medico, al farmacista di fiducia e chiedere maggiori informazioni che riguardo sia lo smettere di fumare o il passaggio dalla sigaretta canonica a questi nuovi dispositivi. Naturalmente la funzione poi di un'istituzione pubblica è anche quella di tenere monitorata l'innovazione. L'innovazione è sempre vista in maniera positiva. Naturalmente il dovere di un'istituzione pubblica, che è in primis quello di tutelare la salute dei cittadini il più possibile, in un mondo perfetto nessuno dovrebbe fumare, ma
non viviamo in un mondo perfetto, l'essere umano non è perfetto, e quindi bisogna appunto inserirsi in questa ottica anche di riduzione del danno. Chiaramente l'istituzione pubblica deve tenere monitorata quella che è l'innovazione, le ricerche sull'innovazione e ovviamente i risultati che questa innovazione può portare in termini in primis di salute e, aspetto rilevante comunque per il territorio, anche in termini di economia che deve essere valutata da parte dell'istituzione pubblica a saldo. Non è facile, però naturalmente a fronte di un introito fiscale o di un'economia prodotta sul territorio, poi naturalmente questa economia e questo introito va anche decurtato di quelli che possono essere i costi sociali relativi al danno che questa economia può portare.